Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati nel DLC, la maledizione dei faraoni di Assassin's Creed Origins. Mi raccomando, lasciate un mi piace e basta chiacchiere, iniziamo. Negli scorsi episodi siamo giunti a Tebe poiché c'era una vera e propria maledizione, c'è tuttora e noi ragazzi miei dobbiamo risolvere il problema, come sempre è tutto a carico di Bayek. Vediamo un po' il da farsi di oggi, dobbiamo trovare il ladro e recuperare la reliquia. Ok ragazzi, un'altra corsa contro il tempo. Dovrei esserci quasi, ragazzi. Allora, chiamiamo subito Seno. L'obiettivo mi sembra essere anche abbastanza vicino, eh? E sembra che sia in questa sorta di accampamento. Quindi proviamo ad avvicinarci. I nemici spero che non siano troppo forti, ma noi in ogni caso ce la caveremo, ragazzi. Ormai abbiamo armi e armatura abbastanza potenti. Allora, proviamo ad attaccare dall'alto, Vieni fuori, ladro! Noi non ce ne andremo. No, non ce l'ho fatta ad attaccare dall'alto. Ci avevo anche provato, ho premuto anche il tasto giusto, però la situazione è andata in un altro modo. Vai così. Li abbiamo subito sconfitti. Perfetto. E vediamo un po' che succede qui, eh. Sembra che l'obiettivo sia oltre questa roccia. Quindi proviamo ad entrare qua in zona. Magari mettiamo, se ce l'ho, ecco, la torcia. Sei il ragazzo del molo, Sotek. Sta scappando. Sì, cioè io sono nulla e nessuno. Tu chi sei? Bayek. E mi serve ciò che hai rubato. Eccolo qua. Ti prego, lasciamela tenere. È per mia madre. Lei... I tuoi sono morti. Sì, per questa. Ma Nefertiti non nuocerà più a nessuno se riesco a riportarla nella sua tomba. E perché non l'hai fatto? Quel bastardo di mio zio non mi ha mai detto dove si trovava. È morto. Sì, beh, che ralo abbia in gloria. Dammela. La riporterò io. Perché? Non hai perso nulla. Nulla. Ero un Magi. Un marito, un padre. Ho coperto l'intero Egitto con il sangue di chi mi ha tolto tutto. Tutto per una reliquia come questa. Prendila, prendila. Io ti credo. Che succede? Mi aspettavo qualcos'altro. Hai promesso! La tomba di Nefertiti è a ovest del sentiero, nella valle. Pensavo che non sapessi dov'era. Questa è la tomba del suo architetto. Sono rimasto qui per molti anni. Alla fine l'ho capito. E va bene ragazzi, non pensavo fosse lui, eh. Saranno altri uomini di mio zio, ma conosco un'altra uscita. Manterrai la tua promessa? Lo giuro. Che farai ora? Troverò un lavoro ed eviterò i guai. Sai, mi riesce un po' difficile crederti. Nemmeno io gli credo, però va bene. Andiamo alla tomba di Nefertiti. La zona dovrebbe essere questa. Eccoci qui. La tomba della regina Nefertiti. Che sarà rimasto all'interno. Dobbiamo addirittura perlustrarla. La reliquia deve essere messa al suo posto, e mi sembra giusto. Peccato che non si veda nulla, quindi dobbiamo cercare qualcosina appunto in zona. Vediamo ragazzi se è la strada giusta questa, eh. Forse posso andare da questo lato? Sì! Oh, vedete? Se presti attenzione trovi strade alternative. Poi ragazzi è chiaro, tutte queste zone me le perlustrerò con più calma non appena possibile. Sento delle voci. Oh, che cavolo è? Cosa sta succedendo? Oh, che cavolo è quella gente là? Ho ucciso degli innocenti o dei deboli. Hai ucciso per tornaconto? L'hai fatto per vendetta, per ira profonda. Hai terrorizzato il cuore degli innocenti. No, non ancora, uccidile. Oh mamma mia! No, ragazzi! Oh cavolo! Oh cavolo! Ragazzi, qua la situazione è tragica. No, ragazzi, questi sono fortissimi. E sono pure in quattro. No, non ci credo, qualcosa qui non va, sono troppo forti. Un colpo ti sciottano. Sono tornato indietro.
Ragazzi, perché la situazione qui è davvero troppo complicata. Ritornerò un giorno in quella zona, ma non è ora. Ok, questa forse è la zona giusta. O almeno, ragazzi, lo spero, eh. Quindi proviamo ad introdurci. Mamma mia, ragazzi. Ci siamo. Sei stato orgoglioso, arrogante. Un bugiardo nella casa di Anubi? Pensi di essere un giudice? Decidi il loro fato quando il tuo è marcio. Ok, ragazzi, questi quindi posso sconfiggerli. Attenzione, rispetto agli altri, questi sono distruttibili. Perfetto, vedete? Vai così, proviamoci. Uno sconfitto. Andiamo con gli altri. Vai, vai, vai. Di cattiveria. Preso, ottimo. Proviamo con il lancio a catena. Perfetto, resta l'ultimo alle spalle. Boom! Vai così, Bayek! Distruggilo! Ok, ragazzi, prima sicuramente era una zona strana e soprattutto la zona sbagliata. Invece adesso ci siamo. E guardate, cioè non si capisce nulla qua. Attraversa l'Amtuat, che dovrebbe essere una cosa simile alla Duat, di cui Bayek ha parlato un botto di volte. Cioè, guardate! Ma che è qua? Sembra tipo la parte interna di una nave? Che zona strana! Raggiungi il tempio nei campi dei giunchi! No, vabbè! Ragazzi, ma vi rendete conto? Oh, 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 chi è che mi attacca? È il coso che ho colpito prima. Sì. Ragazzi, stupendo, ma la mappa? Oh, ragazzi, c'è la mappa della Aru? Che è tipo la zona della Duat. Dove sono? Forse nei campi dei giunchi. Sì, ragazzi, la risposta è giusta. Nel tempio, lo spirito di Nefertiti si placherà. Ma questo cavallo? Ragazzi, mai visto questo cavallo? Cioè, ragazzi, ma con questo DLC Assassin's Creed Origins si stravolge totalmente. È una cosa, cioè, folle, eh. Non lo so, le navi vanno nei campi. Cioè, vi rendete conto della follia? Però è figo. È qualcosa di totalmente diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora e mi incuriosisce parecchio, quindi ci sta. Vediamo che succede. Allora, siamo quasi arrivati al tempio, eh. Palazzo della Signora della Grazia. Possiamo fare un'altra indagine ed è proprio davanti a noi la zona che ci interessa, eh? Eccoci qua. Proviamo ad analizzare cosa c'è intorno. La regina che onori non riposa in pace. Giungi qui con una reliquia di Nefertiti su un vassoio pieno di offerte impure. Ti fai beffe degli dèi? Questa visione è la vera beffa. Sistemerò tutto. Allora purifica le offerte, quelle che nutrono gli dèi sulla loro nave sacra. Ragazzi, abbiamo sbloccato tante altre missioni, eh? Dobbiamo eseguire i riti di purificazione. Ce ne sono ben tre da fare, in modo tale che Bayek credo possa rimanere in questo posto, perché normalmente lui qua non ci può stare. La prima cosa che facciamo è trovare la sorgente sacra. Ma sto vedendo qualcosa di folle! Ragazzi, ma che... No, vabbè! È uno scorpione gigante! Ci attacca, vabbè, su questo non avevo dubbi. Proviamo a colpirlo così, mamma mia! Per fortuna sta soffrendo perché l'abbiamo colpito con le frecce. Non era tostissimo, siamo riusciti a sconfiggerlo. Però ragazzi, vi rendete conto dei mostri che ci troviamo qua nella Duat? Poi il cavallo che non è il nostro. C'è roba davvero molto molto strana e curiosa. La sorgente sacra per purificarci dovrebbe stare qui. Peccato che sto vedendo queste due guardie. Cosa sono? Non ve lo so dire. Però ci siamo, eccoci qua. Sperando, oh, di non subire danni da sto coso, nemmeno il tempo di dirlo. Vediamo di colpirlo così di cattiveria, va? Dovrebbe soffrire parecchio il fuoco. E infatti è proprio così. Ci sono altri nemici là in zona, ma cerchiamo di colpirli tutti alla testa. Dai che sta soffrendo, benissimo. E ora tocca a noi. Ragazzi, purifichiamoci, eh? Trovata la sorgente sacra. E questa è la purificazione? Sì. Leggiamo anche la stele. Una bellissima donna è giunta. Dea, signora della grazia, consorte dell'Aton. Vabbè, saranno un po' di chiacchiere. Anzi, sono collezionabili. Va bene, ci sta. Ci aiutano a salire di livello perché ci danno esperienza. La prossima missione prevede in pratica di distruggere le giare di vino, che dovrebbero essere le seguenti. Quindi, vai che le scassiamo tutte, in modo tale da essere ancora più puri.
Ammesso che le giare erano solo queste, ma credo di no. Ah, ok, le giare erano sotto, ragazzi. Accendiamo un po' la luce. Perfetto. E le giare esattamente sono queste qui. Quindi queste giare giganti non vengono contate, ma queste altre giare qui piccoline sì. Con queste dovremmo aver concluso, eh? Vediamo. E la missione è compiuta. Bevande guaste. Perfetto, quindi direi di trovare il modo di uscire da qui. Questa sembra proprio un'apertura che ci porta all'esterno. Perfetto ragazzi, quindi ora dobbiamo eseguire il terzo rito di purificazione che forse ci permetterà finalmente di incontrare Nefertiti. Vediamo un po' di utilizzare Senu. Oh, sembra che quello che cerchiamo sia sulla nave e dobbiamo bruciare il cibo contaminato. È proprio qua sopra ragazzi, quindi non appena possibile cerco di scendere per poi salire quassù. Peccato che ci siano un po' di nemici qui in giro. Proverò a sconfiggerli tutti anche perché di base siamo al loro livello, quindi cerchiamo di approfittarne e di scassarli tutti dal primo all'ultimo. Dovrebbe essere nostro. Boom. E ora distruggiamo il cibo. Per bruciarlo il modo c'è e credo sia così. Quindi, ecco qua, dovevo far cadere la roba. Un simbolo del suo potere e autorità di regina. Siamo saliti a livello 46. Bayek diventa sempre più forte. E ora dobbiamo riportare la reliquia a Nefertiti. È giunto finalmente il momento, eh? E ora che succede? Guardate questi effetti di luce. Bayek, stai attento, non fare cavolate qua. Missione forse compiuta. Compare Nefertiti, sì. Wow. Fa un po' paura lei, eh? Cosa? È un boss. Basta. Finiamola qui. Ok, si combatte. Non me l'aspettavo. Livello 48. Oh, è cattivissima. Ragazzi, stiamo attenti. Siamo di livello più basso, quindi qua dobbiamo fare di tutto per cavare. Mamma mia, no, via, via, via. No, raga, qua siamo messi troppo male, eh. Scansati, scansati. No, raga, mi ha preso. Vabbè. Ma qua la situazione è tosta, dovrei essere di livello superiore, ve lo dico. Però cercherò di fare il possibile per combattere al meglio, parando anche i colpi quando necessario. Vieni qua. No, volevo pararmi ma non ci sono riuscito. Ancora, 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 con l'attacco potente. Oh, bene così. Quindi vedete, quando si vuole si riesce a fare più danni. Devo stare molto attento. Vieni qua, combatti contro di me. Mi sposto nel momento più corretto, bene. E proviamo a fare altri danni. Dai, 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 che li subisce. Li subisce come, eh? Vai. Che è successo? Si è gasata un botto, si è velocizzata. Ragazzi, ha avuto una sorta di boost di statistiche. Non so che cosa ha fatto, ma forse ora fa più danni, eh? Spostati. Bene. E ora tocca a me attaccare. Dovrebbe essere un po' confusa. Vai, 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 vai. E tocca a me così. Boom! Ottimo! Mi sta garbando sto scontro, mi sta piacendo perché la stiamo mettendo seriamente in difficoltà. Vediamo se riusciamo a sconfiggerla, ormai ci restano davvero gli ultimissimi colpi e dovremmo essere riusciti ad abbatterla. Vai così! Insisti, Bayek! Mamma mia, che battaglia! Davvero tosta, eh? Ce l'abbiamo fatta. Sono soddisfatto, dai! Nefertiti. Era una regina o una dea? È la reliquia che cerco. Se è così, chi ce l'ha ora? Sono delle immagini del passato? Il faraone riposa in pace. La bellezza di Nefertiti sarà eterna. Missione compiuta! E abbiamo ottenuto Grazia Velenosa, una doppia spada di livello 100... No, di livello 46, ma come danno fa 103.
Eccola qui, molto veloce, portata ridotta. E se non sbaglio, sono proprio le due spade che stavo utilizzando fino ad ora Nefertiti. Quindi ragazzi, queste le vado assolutamente ad equipaggiare, magari ce le teniamo come seconda arma. Potrebbe essere una cosa piuttosto interessante usarle perché fanno un botto, ma davvero un botto di danni. Ragazzi, ci sono tanti misteri, ma tranquilli, li sveleremo insieme nei prossimi episodi. Il prossimo episodio, non appena disponibile, ovviamente lo troverete in descrizione. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qui al centro se non l'avete ancora fatto e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando qui a destra e a sinistra. Quindi alla prossima, ciao!